significa oggi essere una donna fotografa in Iran? Quando hai capito che sarebbe stato questo il tuo futuro? WordPress Photo is a photo organization. Al giorno d'oggi sempre più donne si stanno avvicinando alla carriera di fotografi in Iran, ma come detto in precedenza non sono rappresentate equamente dai media. E sono sempre poche le donne che riescono a guadagnare attraverso la fotografia e che si domandano come potrebbero avvicinarsi a una carriera remunerativa fotografica. La sua speranza è che si riesca a trovare un compromesso per cui le donne possano finalmente riuscire a guadagnare attraverso il mezzo fotografico. I say it's a bridge between art and documentary, my work. Cosa può aggiungere la sensibilità femminile all'impegno fotogiornalistico nel tuo paese? So, as a photographer, when you talk about gender. Come fotografa voglio dire che il gender è molto importante perché le donne sono più sensibili. Ma vorrei anche contraddirmi, perché spesso ho incontrato dei colleghi maschi che sono molto più sensibili ed hanno un occhio sensibile femminile. Abbiamo comunque bisogno delle donne e della sensibilità femminile perché spesso riescono a vedere dettagli dove gli uomini non arrivano. Non è solo questione di scattare una fotografia, ma anche di riuscire a trasmettere dei sentimenti e delle emozioni, e secondo me questo è molto importante ed è molto importante avere donne che raccontino la realtà dell'Iran. It's not about only taking picture, it's about how you feel. Hai mai avuto paura di raccontare la verità? Qual è stato il reportage più pericoloso e quello più drammatico che hai realizzato? You know, in Iran, from the day we are going to school. In Iran, dal giorno in cui si comincia a scuola ed anche prima, impariamo ad autocensurarci. Quello che sento all'età di 36 anni è che cosa potrebbe succedere se non mi autocensurassi. Molte volte mi rendo conto di aver bisogno di parlare di qualcosa, ma di non poterlo fare. Cultura, politica. A volte utilizzo lo stesso metodo del cinema iraniano, ovvero parlo attraverso la poesia per sorpassare la censura e riuscire a far trapelare il mio messaggio. Uno dei reportage più drammatici è una foto che avrei voluto prendere, avrei voluto scattare, ma non ho scattato. Alla fine c'è scritto un articolo sopra, un essay, 1000 parole per una foto che non ho mai fatto. Ho conosciuto questa ragazza siriana che è stata stuprata ed è riuscita a scappare dai suoi assaltatori. È tornata a casa e qualche giorno dopo l'ho raggiunta, ma lei non ha voluto farsi fotografare. Mentre vivevo lì, e lei viveva tutta la famiglia dentro una grande casa, ho sentito delle voci molto forti e mi sono recata verso la fonte della voce. Ho trovato questa ragazza di 14 anni, la ragazza che era stata violentata, che stava cercando di suicidarsi. Tutte le donne della sua famiglia che erano ferite, scappavano da una situazione di guerra ed erano ferite, sporche, stavano cercando di tenerla e di impedirle di suicidarsi. E io ero lì, nessuno mi stava prestando attenzione, avevo la macchina fotografica e avrei potuto scattare. Ma in quel momento mi sono ricordata che lei non voleva essere fotografata e ho messo via la macchina fotografica. È stata una delle immagini più dolorose a cui abbia mai assistito e volevo scattare quella foto per far capire il dolore che molte altre ragazze provano. Non avendola scattata, ho comunque deciso di scrivere questo articolo, 1000 parole per una foto che non ho scattato. Essay, a 1000 words for a picture that I never took. Oggi sei una fotografa magnum, con tanti riconoscimenti alle spalle e una brillante carriera davanti. Cosa rappresenta per te l'International Award of Photography che il CRAF e il Consiglio regionale hanno deciso di attribuirti quest'anno? Normally I'm every day doubting myself a lot. Ogni giorno dubito di me stessa e mi domando se sia questa la strada giusta per me ogni giorno. Vincere questo premio, ho conosciuto Walter 12 anni fa, mi ha conosciuto attraverso un giornale italiano e mi ha contattato ormai quasi 12 anni fa.
vincere questo premio significa molto, sono davvero felice, soprattutto contando il fatto che sono un autodidatta. Per me questo è un traguardo che mi dà molta confidenza in me stessa e l'idea che magari effettivamente questa sia la strada giusta. I might going to the right way. Yes. Raccontaci la selezione di immagini che hai scelto per la mostra alla Galleria Tina Modotti. Qual è il lavoro che più ti rappresenta e la fotografia che ancora ti emoziona? I didn't see the exhibition yet. The exhibition it's the choice of. Non ho ancora visto la mostra. Walter ha scelto la maggior parte delle foto tra i miei lavori vecchi e alcuni lavori del 2015. In questo momento sto lavorando a un progetto sulle donne nella guerriglia e sto cercando di capire che cosa muove una donna e che cosa le fa prendere in mano una pistola e andare sul fronte a combattere. Sto cercando di esplorare, andare in giro, intervistare, capire che cosa stanno combattendo, le ideologie contro cui si stanno ponendo. In questo momento ho conosciuto un'organizzazione curda di donne che stanno combattendo, ma sono allo stesso tempo vittime, spesso abusate fin da piccole, stanche dell'ideologia maschile e degli abusi subiti. Ci sono così tante cose che vorrei capire, che vorrei trasmettere, e i miei vecchi lavori ormai non rispecchiano più, non fanno più parte di me stessa, perché i nuovi lavori mi sembra che riflettano di più il mio modo di essere. Body of work, it's more representative of my photography, so it's a mix of both. Yeah.